Salve a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi andiamo a vedere qualcosa di diverso dal solito. Infatti ho acquistato per il mio laboratorio un nuovo microscopio, un microscopio di Lucky Zoom, l'ho acquistato su AliExpress e allora volevo farvelo vedere appunto perché su YouTube Italia purtroppo non si è trovato nulla su questo microscopio. Prima di acquistarlo ho fatto una lunga ricerca per capire indicativamente cosa potesse servire in un microscopio, cosa poteva servirmi in un microscopio, tant'è che ho cercato in qualche modo di informarmi su quali tipi di ottiche c'erano, gli ingrandimenti, eccetera, eccetera. Alla fine sicuramente la soluzione migliore resta qualcosa come Aimscope, che però comunque a parità di prestazioni si fa pagare molto di più, giustamente. La qualità dei materiali è sicuramente migliore, la qualità di utilizzo è sicuramente migliore, però dato che insomma si tratta del mio primo microscopio, ho deciso di puntare un pochino più in basso. Il budget di spesa era intorno alle 200 euro, ho aspettato 3-4 mesi in più. Ho messo da parte un altro centinaio d'euro e sono arrivato, diciamo, al budget di 300 euro che ho perfettamente rispettato. Questo microscopio infatti viene 2,37, qualcosa del genere su AliExpress, lascio il link in descrizione. E sostanzialmente si tratta di un microscopio davvero ben fatto. Parlo qui solo a un giorno di utilizzo, quindi comunque è ancora poco per poter dare le valutazioni finali apprezzabili, però comunque volevo vederlo insieme a voi. Questo è il nostro microscopio, davvero ben costruito, davvero ben fatto, mi piace molto a livello di costruzione, dà veramente un senso di solidità. Abbiamo diverse tipologie di regolazioni, ma innanzitutto andiamo a vedere le parti. Vi arriverà praticamente in confezione con la base dove poggiarla, una base spessa più o meno 3-4 cm, davvero molto solida. Ci sono poi queste due alette per poter tenere fisso, diciamo, il pezzo di lavorazione, questa mascherina tonda che si può anche rimuovere, ma sinceramente non so esattamente a cosa serva questa mascherina. Serve a rendere il piatto, diciamo, in piano, però ovviamente non so se magari esiste un accessorio per poterci mettere altro, ci sono delle applicazioni dove questo spazio serve ad altro. C'è poi questo palo che inizialmente ho avuto difficoltà a trovare perché era nella parte bassa, diciamo, del box in polistirolo che conteneva il microscopio e quindi sinceramente pensavo si fossero dimenticati di inserirlo, ma poi l'ho trovato. Viene fissato dall'altra parte con tre semplici vitine, quindi è veramente molto semplice. Abbiamo poi la parte legata, diciamo, al supporto ben costruito, molto morbido nei movimenti, molto morbido nelle regolazioni. Ha questa vite praticamente posteriore che serve per bloccarlo vicino al palo e poi c'è anche una piccola slitta che, come andiamo a vedere, ci consente di farlo alzare o abbassare per diciamo circa 3-4 mm. Ecco. Quindi funziona davvero molto bene. Al di là di quello abbiamo appunto il nostro vero e proprio test, diciamo. Questo è un microscopio binoculare stereo, completamente ottico. Infatti manca il trinoculare nel caso in cui vogliate la telecamera. Io, diciamo, ho evitato per il momento perché non lo ritenevo necessario. Qui c'è uno zoom, viene venduto come 90x, anche se tutto sommato in teoria lui è 45x. Viene fornita in confezione questa lente, che è 2x praticamente, una lente molto, molto spessa, che ovviamente poi andrà montata nella parte dell'obiettivo. Altra parte importante, che non pensavo fosse così fondamentale, è sicuramente la parte legata alla lampada LED. Lampada LED che risulta essere comodissima, una semplice lampada LED con queste vitine ci andiamo a bloccare praticamente in questa parte qui. Un attimo che vado ad accendere la luce così vediamo meglio. Ecco, va praticamente avvitata in questa parte qui, in questo bordo qui. Funziona davvero molto bene, è alimentata sempre a 12 volt, credo, sì, 12 volt. Funziona davvero molto bene, non credevo fosse così importante averla. Questo in questo caso fa anche molta luce e poi qui c'è un potenziometro dedicato, diciamo, alla potenza dei LED. Davvero molto comodo, un effetto sicuramente diverso. Pensavo potesse essere sufficiente la mia lampada laboratorio, invece ho capito e ho scoperto che è assolutamente necessario
è necessario avere, diciamo, in maniera obbligatoria questo tipo di lampada perché si vede il pezzo tutto in un altro modo, senza ombre, davvero in maniera pulita. Andiamo quindi a vedere un po' più nel dettaglio la parte legata alla lente. In questo caso io sto utilizzando una 05 Barlow per il mio utilizzo sostanzialmente. Utilizzo che ovviamente è sulla riparazione di schede elettroniche. Questa lente è davvero molto comoda perché ci consente di andare a lavorare a distanze un pochettino più ragionevoli, specie nel caso in cui dobbiamo operare con saldatura d'aria calda. Al di là di quello, da questa parte praticamente vediamo il gruppo ottico, diciamo, per quanto riguarda il microscopio. Andando a vedere meglio la parte del gruppo ottico, andiamo semplicemente svitando questo componente qui, che è, diciamo, la sua staffa, il suo supporto. Andiamo a vedere appunto il nostro microscopio anche un pochino in azione, specie per quanto riguarda la parte del meccanismo che va a ruotare i nostri componenti. Come vedete si forma una specie di colla, in realtà quello è grasso per consentirgli di muoverlo in maniera più agevole. Fa un po' un rumore come se fosse sostanzialmente un rumore di pezzettini di lavorazione, invece è semplicemente, diciamo, questo grasso che si scolla da un pezzo all'altro, e infatti si possono vedere anche un pochettino il filo sostanzialmente di questo grasso che va ad agire. A parte quello, funziona davvero molto bene, veramente molto fluido nella risposta. Nulla da dire, ho qualcosa da dire però su questo supporto qui. Praticamente entrambi i filetti, sia da questa parte per la lente sia da questa parte per andarlo a chiudere, sono davvero molto scomodi e duri, sono molto sottili ma sono un pochettino ruvidi. Forse una lavorazione migliore avrebbe potuto aiutare parecchio, appunto perché insomma è davvero molto complicato avvitarla nel modo corretto, ed è davvero molto complicato andarlo a svitare dopo magari un po' di utilizzo, perché risulta essere davvero molto molto duro. Ultima nota per quanto riguarda proprio questo piattello: andando a lavorare su questa parte qui, purtroppo sono andato già a squagliare un pochettino questa plastica, quindi vi consiglio sicuramente di mettere un tappetino termoisolante per consentire, diciamo, di fare saldature ad aria calda senza riscontrare questo tipologia di problemi, insomma, che sono di poco conto ma sicuramente molto molto fastidiosi. E quindi, al netto di quanto abbiamo appena detto, conviene o no acquistare un microscopio di questa tipologia? Diciamo che il discorso è molto ampio. Sicuramente, se si ha la possibilità di passare a qualcosa di più professionale e quindi di spendere anche cifre più elevate, 500-600 euro, sicuramente è consigliabile andare con qualcosa di diverso, qualcosa per esempio di Aimscope. Per quanto riguarda invece una fascia di prezzo intorno alle 200-300 euro, sicuramente questa rimane ancora la migliore alternativa rispetto agli altri prodotti sul mercato. È un microscopio funzionale, tutto sommato molto comodo da montare, molto rapido, diciamo, nell'utilizzo. Rimane la migliore alternativa appunto per qualità di materiali, per qualità delle lenti e anche come, diciamo, utilizzo generale. Sicuramente fa anche la sua porca figura, diciamo, perché tutto sommato è molto carino, ha molte regolazioni sia sugli oculari sia per quanto riguarda tutte le regolazioni del caso. Per lavori di riparazioni chip level su netbook, notebook, eccetera, eccetera, su schede madri in generale di dimensioni comunque sostenute, sicuramente non ha problemi. Per riparazioni su smartphone, tablet e quindi su componentistica anche un pochettino più piccolina, sicuramente potrebbe essere necessario anche altro. Tutto sommato, questo rimane un 45x, perché appunto utilizzare l'ottica 2x che la porta a 90 è davvero molto scomodo, considerando che come spazio di lavoro c'è praticamente nulla, perché bisogna abbassare praticamente il microscopio, la lente, quasi a contatto con il componente. Va sicuramente bene per un discorso di ispezione, un po' meno bene per quanto riguarda un discorso di lavorazione. La lente 05 Barlow è sicuramente la scelta più consigliata per poter operare a distanze, diciamo, sicure, sia per quanto riguarda l'utilizzo d'aria calda, sia per quanto riguarda l'utilizzo con lo stilo. Un upgrade futuro che si potrebbe fare, a cui si potrebbe pensare, per esempio, è un braccio a supporto del microscopio e non solo quest'asta, che è un pochettino limitante per quanto riguarda il discorso dell'altezza. Più di un tot, giustamente, non si può salire. Un'altra nota che sto riscontrando in questo breve periodo di utilizzo è sicuramente il fatto degli oculari.
Sono leggermente scomodi, ma forse sono anche io che mi ci devo abituare un attimo, perché diciamo inserendo gli occhi per guardare non si ha un campo aperto completo, si ha una visione un pochettino più ristretta. In base a dove si guarda, ovviamente il microscopio va a focalizzare e illuminare quella parte, ma credo sia più un discorso ottico che un discorso di questo microscopio. Detto questo, sicuramente ne vale la pena. Lo consiglio per, come primo microscopio per questo tipo di riparazioni perché mi ci sto trovando davvero bene, sono riuscito a fare delle saldature che comunque ad occhio nudo o con lenti di ingrandimento, insomma, difficilmente se ne è andato a fare, quindi rimane ancora un'ottima scelta. Se avete dubbi, ulteriori curiosità o commenti, scrivetelo appunto nella sezione commenti, cercherò di rispondervi non appena possibile. Purtroppo io non sono né un recensore professionista né null'altro, per cui posso dare solo la mia semplice opinione. Ho voluto fare questo video appunto perché ho cercato informazioni su questo microscopio, ma al di là di qualche video di montaggio o qualche video russo dove comunque non è che dava, almeno io non capivo che cosa esattamente volesse dire, non ho avuto molti feedback e quindi ho acquistato un pochino alla cecata. Sicuramente avere un punto di riferimento, qualcuno che ce l'ha e che è disponibile a parlare con voi è sicuramente la cosa migliore se volete acquistarlo e volete avere ulteriori delucidazioni. Mettete mi piace se il video vi è piaciuto e spero di esservi stato utile. Grazie!